Oggi Dio ti invita a dare a Lui le tue preoccupazioni. Egli promette di sostenerti e di venire in tuo aiuto, è con te. Lui ti dice nella sua parola: non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sosterrò con la destra della mia giustizia. Isaia 41:10. Quando tutto intorno a te trema ed è fuori dal tuo controllo, è allora che la paura comincia a farsi strada procurandoti mille domande. Ce la farò? Come ne uscirò? Cosa diventerò? E quando la paura cresce dentro di te, alimentata dall'incertezza o dai ricordi dolorosi, le domande possono trasformarsi in affermazioni negative. Non ce la farò, è impossibile, non ho più speranza. Questo è ciò che Pietro ha sperimentato poco dopo aver iniziato a camminare sull'acqua. Si è focalizzato sulla tempesta che non poteva controllare e la paura ha invaso il suo cuore. Almeno una volta non siamo stati tutti come lui. Egli viene in aiuto di Pietro, sostenendolo nella tempesta con la sua mano. Oggi Gesù sta facendo lo stesso con te. Si avvicina a te, mettendo la sua mano sul tuo cuore. Guardandoti con amore ti dice: sono io, sono qui, non avere paura. Tutto il potere mi è stato dato in cielo e in terra. Non ti lascerò solo, io ti sto fortificando. Sono qui per te e ti sto aiutando. Io ti amo. Anche ora, mentre preghi, Dio si sta avvicinando a te per dirti: non avere paura. Dillo con me oggi, nel mezzo della tua tempesta. Il Signore è per me. Io non temerò. Salmi 118:6. Dio ti invita a dare a Lui le tue preoccupazioni. Padre, Tu sei il re sopra il diluvio. Sarò fermo e saprò che Tu sei Dio. Grazie di esistere. Eric Sellerier.